Ecco, torniamo però su Luciano Passarello. Per la sua rilevante responsabilità istituzionale, più di altri, è stato messo sulla graticola a cominciare dai primi giorni successivi alla pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage. È stata una esperienza verosimilmente da incubo, dalla quale il consigliere regionale ha tratto alcuni insegnamenti. Ben trovato Luciano Passarello. Mi sente? Sì, adesso la sento. Dovremmo avere Pronto? in linea Luciano Passarello. Sì, pronto? Sì, ecco. Ben Eccola trovato, la sento. Luciano Passarello. Salve, salve a tutti gli spettatori. Ecco, intanto ci vuol dire il peso che questa vicenda ha avuto, diciamo così, rispetto alla sua dimensione privata, su di lei e sulla sua famiglia. Allora, è stata distruttiva, è stata un'esperienza distruttiva che ha messo a dura prova sia me che la mia famiglia. Però soltanto, come si dice, soltanto poi il bene della famiglia ha fatto sì che tutto potesse, come dire, scorrere e aspettare poi i tempi giusti, come si suol dire, il tempo è galantuomo, e noi abbiamo aspettato che i tempi della giustizia, come dire, dessero quello che noi già sapevamo in famiglia. Poi c'è la dimensione politica, consigliere. Lei si è sentito mollato quasi fin dal primo giorno, dal suo stesso partito, a cominciare dalla Meloni fino al responsabile regionale di Fratelli d'Italia, Cirielli. In un post lei ha raccontato tutto questo e ha chiesto che i dirigenti della sua comunità politica almeno le chiedessero scusa. Sono arrivate queste scuse? Allora, io premetto che non è arrivata nessuna scusa. Per quanto riguarda la questione della Meloni, io ci tengo a fare una precisazione. Allora, è chiaro che questa vicenda, costruita ad arte, perché è chiaro che è stata costruita ad arte, è stata utilizzata per far vincere a qualcuno le elezioni, tenuto che ci giriamo intorno, questa ha avuto una risonanza di carattere nazionale, dove chi ha goduto di questo, come dire, di questo che mi è successo a me è stata soltanto una parte politica, i 5 Stelle. Indubbiamente io in un primo momento ho anche compreso che il partito, tutto, poteva vivere in un momento, come dire, di disagio, però siccome io, come ho già detto, sia quando è successa questa cosa che successivamente, io ero pronto a ritirare la mia candidatura, ero pronto a fermarmi, come è giusto che è in queste circostanze, ma a me fu detto di andare avanti perché erano certi che io in questa vicenda non c'entravo niente, perché nei video non c'ero, non ero nelle telefonate, non ero da nessuna parte, cosa che poi la magistratura ha sancito con l'archiviazione. È chiaro che da qui invece cosa è successo? Che una parte del partito, le ha nominate l'onorevole Cirielli prima, lo dico anch'io, che pubblicamente invece mi ha attaccato, non ha seguito quello che è la linea del partito, perché non ci dimentichiamo che il partito di Fratelli d'Italia non è un partito giustizialista, ma è garantista fino alla terza condanna, cioè fino al terzo giudizio, ma così purtroppo non è stato. Io quello che dico a Giorgia Meloni, gli uomini che gli stanno attorno non si sono comportati bene, e quindi è giusto che lei, penso che ne abbia il tempo quando vuole, alzi il telefono e mi dia la sua solidarietà, perché io la solidarietà non l'ho mai avuta. Ancora di più oggi che è sancito da un giudice che io nulla c'entravo in quella vicenda. Parliamo della vicenda Fanpage, io non voglio parlare perché, come ben tutti sanno, là i filoni erano due, però nella vicenda che è stata la più forte, cioè quella di Fanpage, io nulla c'entravo e nulla c'entro. Consigliere Passarello, se può consolarla dalla sua vicenda, anche noi traiamo qualche lezione da
da conservare e da mandare a memoria anche. Buone cose a lei, a presto, arrivederla. Grazie a voi per avermi dato il giusto spazio, cosa che non hanno fatto altre testate, né giornalistiche e né tantomeno televisive. Grazie a voi.